Qual è il ruolo dell'arte nel mondo contemporaneo? Qual è il ruolo dell'artista? In fondo, il suo ruolo non è altro che una sorta di rivisitazione della figura del saltimbanco, del giullare. Tutta l'arte, in fondo, rientra nel comparto dello spettacolo e quindi del divertimento, oppure l'arte è qualcosa di più che può comprendere il divertimento, ma al tempo stesso anche essere qualcosa di completamente diverso. In fondo, forse ha ragione il filosofo francese Edgar Morin, che a quasi 100 anni scrive un libro sull'estetica nel mondo contemporaneo e sostiene che l'artista oggi è quanto di più vicino ci sia a quello che era lo sciamano nel mondo primitivo, cioè qualcuno che aveva un ruolo tra il sacerdote e il mago e comunque una funzione chiave nella società in cui viveva, una società, una funzione che gli veniva riconosciuta. Ora, questi interrogativi, ai quali certo non possiamo dare una risposta univoca, anche perché sono, come dire, queste posizioni sono presenti nel mondo contemporaneo e lo erano anche al tempo di Ludwig van Beethoven. E andare incontro, raccontare, anche se brevemente, la figura di questo grandissimo compositore e anche cercare di darsi una risposta a queste domande importanti. Perché Beethoven è in fondo stato il primo compositore moderno, forse non statisticamente il primo, l'unico, ma per la sua importanza, per la sua statura, per noi rappresenta l'emblema del primo compositore moderno, nel senso di un compositore che si smarca dall'essere un servitore, e questo lo approfondiremo nel corso di questo incontro, ma soprattutto che rivendica all'arte un ruolo che va al di là dell'essere semplicemente intrattenimento. Certo, quando lui arriva nella Vienna di fine Settecento, e cominceremo proprio raccontando il dove e il quando per contestualizzare la figura di Beethoven, è una Vienna, diciamo, ancora gaudente, che ama la musica, perché a quel tempo chi si voleva divertire, chi voleva passare del tempo in allegria, e sicuramente gli aristocratici avevano sia il tempo a disposizione che il denaro per farlo, almeno in quel momento storico, beh, la musica rappresentava il passatempo migliore, soprattutto i viennesi e generalmente tutti i paesi di lingua tedesca amavano molto la musica. Quindi c'era anche questa dimensione di divertimento naturale, ma Beethoven, col suo carisma, con la sua tenacia e soprattutto col suo grandissimo talento, rivendica la musica un ruolo profondamente diverso. Ecco, oggi nel raccontare Beethoven io ci terrò particolarmente a sottolineare questo aspetto perché credo che sia importante anche per il periodo che stiamo vivendo oggi. Per questo il titolo di questo incontro è Beethoven alla luce del XXI secolo, che ci aiuta a riflettere sul ruolo dell'arte e domandarci se in fondo noi abbiamo bisogno veramente dell'arte in un ruolo diverso da quello del pubblico. Allora, cominciamo, dicevo, con il dove e il quando, che è molto importante. Beethoven nasce a Bonn, che è la capitale del principato vescovile di Colonia, quella che oggi è la Germania, si presenta meno frammentaria, ma comunque un cosmo abbastanza ricco, meno frammentaria di quella, per esempio, che era la stessa area geografica, quando mi riferisco naturalmente alla Germania, mi riferisco semplicemente a un'area geografica virtuale, di quello che era ai tempi di Bach, ma comunque c'era una grande ricchezza di situazioni diverse. Il principato vescovile di Colonia era uno dei tre principati ecclesiastici e
governati da un grande elettore, elettore dell'imperatore. Beethoven nasce nel 1770 in un periodo, diciamo, di benessere, di prosperità, anche di apertura nei confronti di ideali, di cambiamento, di riforme, un periodo illuministico, in cui anche i sovrani in fondo non sono, diciamo così, chiusi nei confronti di queste, di queste aperture, di questi fermenti. Quando Beethoven aveva 14 anni, diventò arciduca del Principato Vescovile di Colonia, Maximilian Franz, che era uno dei fratelli di due imperatori sotto i quali Mozart aveva vissuto, cioè Giuseppe II e Leopoldo II. E Maximilian Franz era un uomo, oltre ad essere un uomo estremamente corpulento, che amava senza dubbio la buona cucina, era anche un uomo che amava le arti e la musica, era un dilettante, chiaramente, come tutti i nobili, perché non poteva, certo, fare la musica come mestiere, ma come diletto assolutamente sì, e quindi era un cantante, un suonatore di viola dilettante, e con Beethoven si dimostrò in fondo molto generoso. Ecco, Beethoven cresce in questo contesto. Certo, Bonn non è una delle più importanti città di tutta l'area tedesca, non è una grande capitale, non è Vienna, non è Londra, però comunque Beethoven ha la possibilità di crescere musicalmente. Intanto, vabbè, diciamo che fa parte di una famiglia di musicisti, come era allora, come succedeva. Suo nonno Ludwig, che portava il suo stesso nome, era venuto dai Paesi Bassi. Infatti, per diverso tempo, Beethoven avrà un processo con la moglie di suo fratello, scomparso, per l'affidamento del nipote, e per un certo tempo questo suo van venne scambiato per un titolo di origine nobiliare. In realtà l'origine era nella lingua fiamminga, il suo nome significa semplicemente coltivatore di rape, quindi non c'era niente di nobile nelle sue origini. Ma suo nonno Ludwig era un musicista molto in gamba, un ottimo musicista, che diventò maestro di cappella e lo fu per 40 anni a Bonn. Il figlio, Johann, cioè il papà di Beethoven, ahimè, era un musicista un po' meno talentuoso, era un cantante, non riuscì a ottenere lo stesso posto che era stato del nonno Ludwig e che gli fu soffiato da un italiano, e comunque fece il musicista a corte. E probabilmente si dice, ma naturalmente noi non possiamo sapere che cosa hanno pensato questi personaggi, ma possiamo immaginare che quando Mozart bambino nel 1763 era venuto ad esibirsi a Bonn, beh, forse sia lui che il nonno Ludwig erano andati ad ascoltare Mozart, quasi sicuramente, un evento del genere era imperdibile per dei musicisti del tempo, e quando poi nacque il piccolo Ludwig, cioè il nostro Ludwig, forse il padre cominciò a nutrire qualche sogno di crescere un piccolo bambino prodigio. Certo, purtroppo, Johann, cioè il padre, non aveva le stesse qualità di Leopold, il padre di Mozart. Non aveva la stessa levatura di musicista, non era altrettanto bravo come insegnante. Si racconta, i vicini dicono, cioè i vicini, il proprietario di questo appartamento dove viveva Beethoven, stavano al piano terra, almeno per un certo periodo in cui visse la famiglia Beethoven, e raccontano di questo bambino di 4 anni che siede alla tastiera di questa sorta di fortepiano, quasi pianoforte, e piange, non arriva quasi alla tastiera e piange, e quindi immaginiamo, non so, un padre un pochino autoritario, tirannico, che costringe il piccolo Ludwig a studiare musica. In realtà, forse perché le doti di Beethoven erano, come dire, prepotentemente urgevano per uscire, Beethoven fece comunque presto dei grandi risultati, tanto che il padre comprese
che era il caso di trovare dei maestri migliori. E qui comincia una sorta di lunga teoria di maestri diversi, anche di situazioni improponibili, cioè con amici del padre che vanno con lui all'osteria e al ritorno buttano giù dal letto questo povero bambino per farlo studiare. Ma comunque a un certo punto, intorno ai 10 anni, arriva quello che sarebbe stato, a mio avviso, il vero maestro di Beethoven. Quando si parla di Beethoven si fa sempre il nome di Joseph Haydn, che è, diciamo, il docente con cui si specializzò, anche se studiò poco e non ci fu una vera sintonia fra i due. Ma d'altronde anche oggi succede lo stesso, se uno si diploma in un conservatorio con un nome no, non conosciuto e poi va a studiare ai corsi di alto perfezionamento all'Accademia di Santa Cecilia o all'estero con un nome molto importante, beh, nel curriculum risulterà che questo giovane ha studiato con l'ultimo nome più importante. In realtà per Beethoven questo Johann Gottlob Neefe fu veramente l'incontro importante. Neefe fu per lui importante sia dal punto di vista compositivo che per quello, diciamo, che riguarda la sua cultura generale. Lo iniziò agli ideali dell'illuminismo. Quegli ideali che Beethoven si portò dietro tutta la vita, fino alla nona sinfonia, dove utilizzò quel testo che quasi sicuramente portava nel cuore dai 20 anni, e cioè l'Ode, l'inno alla gioia di Friedrich Schiller. Neefe fece un'altra cosa molto importante, a parte che era un moderno didatta, scelse per Beethoven, ad esempio, dei brani per farlo migliorare sul pianoforte, che oggi fanno parte di qualsiasi corso di studio, nei conservatori e nelle istituzioni di alta formazione, ma che allora, quando il nome di Johann Sebastian Bach era, come dire, un po' caduto nell'oblio, era molto più famoso suo figlio Johann Christian, che avendo grandi successi a Londra, beh, non era così scontato far studiare Beethoven proprio sul clavicembalo ben temperato, sui preludi e fughe del clavicembalo ben temperato. E in questo fu un didatta innovativo. L'altra cosa straordinaria di Neefe è quella che si fece tramite. Ecco, questo penso che sia una cosa molto importante per un docente, quella di mettere in comunicazione proprio allievo con un grandissimo compositore. Questo lo può fare un compositore da solo, quasi da autodidatta, ad esempio Johann Sebastian Bach. Bach certo non fu autodidatta della musica perché faceva parte di una delle più grandi, anzi forse la più grande dinastia musicale, la più vasta che si sia conosciuta nella storia della musica occidentale. Suo padre era musicista e lo iniziò alla pratica strumentale, dal clavicembalo e degli strumenti ad arco, ma poi Bach lo perse a 10 anni, quindi c'era lo zio organista che era un ottimo didatta, poi Bach andò a vivere dal fratello, altrettanto un buon musicista, quindi naturalmente la formazione di base di Bach fu fatta in famiglia, come accadeva spesso allora, ma poi Bach, la parte compositiva, diciamo, in un certo senso la sviluppò da solo, fu un autodidatta del livello superiore della composizione. E questo lo fece con questa sua curiosità, con questa sua voracità di conoscere, di leggere, di studiare tutte le partiture che poteva incontrare, ma poi scelse in particolare un autore che gli fu veramente maestro, anche se non si incontrarono mai, non si scrissero. Questi rapporti, diciamo, fra grandi possono essere in qualche modo spirituali. E Alberto Basso, un grandissimo musicologo italiano che ha scritto questo libro, che è ancora oggi un testo fondamentale su Bach, cioè Alberto Basso, a dire che non esiste un altro rapporto così particolare di un autore che si va ad apprendere studiando le partite di un altro autore. E questo altro autore è l'italiano Antonio Vivaldi. Ecco, nel caso di Beethoven, non è Beethoven che cerca il giovane Beethoven, ma Neefe che gli pone come modello.
Quindi fa crescere Beethoven guardando quello che era il più grande compositore al momento, oltre a Franz Joseph Haydn, possiamo dire forse ancora di più, ma questi paragoni in musica, queste classifiche non hanno senso, ma comunque, certo, scelse il meglio del meglio. E quindi Beethoven si formò sulla musica da camera di Mozart in particolare, e qui fece le sue prime esperienze. Quindi in questo Nefe fu importantissimo, ribadisco, per la comunicazione degli ideali illuministici. Nefe faceva anche parte di una loggia, come d'altronde anche Mozart, come Haydn. Si è detto anche di Beethoven, ma a me sembra che non ci siano prove veramente risolutive, non credo che sia il caso in uno spazio così ristretto di parlare anche di queste ipotesi di un Beethoven massone. Ma certo, Nefe lo era, di una loggia, anche la loggia degli Illuminati, una delle più estremiste, ma diciamo gli ideali di fratellanza e uguaglianza, certo, questi fu lui a comunicarli a Beethoven, oltre a concezioni estetiche, per esempio tutta l'idea che permea la musica beethoveniana del tutto organico, del tutto che deve nascere da una singola cellula, da una singola idea. Ecco, queste sono le cose che Nefe nel tempo comunica a Beethoven. Ma fa anche di più, perché Nefe è impegnato organista a corte a Bonn e a volte deve andare in viaggio con il suo sovrano e lascia, mi sembra che non stiamo ancora parlando del corpulento Maximilian Franz, ma trattandosi di un Beethoven undicenne, c'è ancora il suo predecessore, Maximilian Frederick, ma durante i suoi viaggi propone al suo sovrano di farsi sostituire co come organista da un Beethoven undicenne. Quindi Beethoven già molto giovane ha una pratica strumentale notevole, tra l'altro anche un altro dono, che è quello di improvvisare, che suo padre non capiva, non amava, e ogni volta che suo figlio diceva, delle testimonianze, no? In cui gli proponeva o delle melodie che aveva inventato o delle sue improvvisazioni, il padre diceva: no, lascia stare queste stupidaggini, fai gli esercizi che ti ho dato. Invece in Beethoven l'improvvisazione era un dono straordinario, fu uno dei mezzi con cui poi avrebbe sedotto la Vienna in cui sarebbe andato a 22 anni. Ma ecco, questo vorrei chiarire una cosa, perché nel linguaggio odierno improvvisare è un termine che può avere una connotazione negativa. Io mi improvviso professore, cioè vuol dire che non sono preparato, non ho fatto tutto un percorso, ma mi sono improvvisato. L'improvvisazione invece in musica è una cosa serissima, importante, anzi, se noi guardiamo la maggior parte delle culture musicali nella storia dell'uomo, l'improvvisazione gioca un ruolo fondamentale. Improvvisazione significa inventare e processare in tempo reale una serie enorme di dati, perché vuol dire non solo inventare delle melodie, ma anche costruire una narrazione entro la quale le melodie devono comparire e svolgersi. Quindi è una pratica estremamente complessa e raffinata che oggi, il cui testimone oggi è stato raccolto soprattutto dal jazz. Una volta era appannaggio di tutti i compositori classici. Bach fu un grande improvvisatore, Mozart fu un grande improvvisatore e così Beethoven. Nel mondo classico, diciamo dal Novecento in poi, i grandi compositori non sono più grandi improvvisatori, ma l'improvvisazione poi è diventata appannaggio del mondo del jazz e forse oggi sta tornando, come dire, a interessare anche altri. Comunque, tornando a Beethoven, quindi Beethoven a 11 anni era già abbastanza bravo strumentalmente da sostituire il suo maestro e naturalmente crebbe al punto in cui si pensò forse di mandarlo a studiare fuori. E qui arriva il suo primo viaggio a Vienna, dove era 16 anni, e
Viaggia a Vienna per andare a incontrare Wolfgang Amadeus Mozart, il suo mito, come dire, il compositore al quale si era ispirato per muovere i primi passi. L'incontro c'è stato, ci sono naturalmente tante leggende, come sempre succede in questi casi. Noi in realtà non sappiamo esattamente che cosa si sono detti, abbiamo l'impressione di Beethoven che notò il modo di suonare di Mozart, che era un po' vecchia maniera, uno stile da clavicembalista più staccato del legato del pianoforte moderno, però non sappiamo realmente che cosa si dissero. Probabilmente Mozart non era molto interessato a questo giovane pianista che, per quanto bravo, aveva sempre solo 16 anni. Mozart, 16 anni, era già Mozart, quindi è difficile pensare che abbia detto le cose che gli sono state messe in bocca. Questo giovane diventerà un grande compositore, eccetera. Ma il problema è che Beethoven fu richiamato di corsa a Bonn perché stava morendo la madre, di lì a poco sua madre morì di tubercolosi. A quel punto il padre comincia a cadere nella spira dell'alcolismo, una malattia un po' di famiglia, e anche Beethoven sarà un forte bevitore. E Beethoven lentamente è costretto a subentrare. Il padre viene in qualche modo dispensato dal servizio di musicista, ma subentra il figlio, al quale viene dato uno stipendio che gli consente di mantenere padre. E i due fratelli sono rimasti orfani, come lui, un po' più piccoli. Nella formazione di Beethoven, questo è anche importante, entra in gioco un altro fattore, perché in realtà, dal punto di vista di un percorso scolastico regolare, Beethoven è stato ritirato molto presto da scuola. Tanto è vero che non sapeva fare le moltiplicazioni e le divisioni, perché il padre lo aveva ritirato poco prima. Questo fu un problema per tutta la vita per Beethoven, perché naturalmente aveva difficoltà nel fare i conti, e questa sensazione che tutti in fondo lo imbrogliassero, dagli editori ai commercianti, probabilmente nasceva anche da queste sue difficoltà nel computare. Però, ecco, dicevo, nella sua formazione è molto importante il fatto che un suo caro amico Vagler lo introduce in una famiglia importante di Bonn, una famiglia prestigiosa, la famiglia dei von Breuning, presso la quale Beethoven respira un'aria diversa, un'aria di fermenti anche qui culturali, e probabilmente gli dà modo di leggere, di conoscere, e apre ulteriormente i suoi orizzonti. Tutto questo fino a quando, a 22 anni, si presenta di nuovo la possibilità per Beethoven di andare fuori a studiare, perché passa da Bonn Franz Joseph Haydn. Anche qui non è sicuro, non è chiaro l'incontro, non l'incontro, quello che accade, però sta di fatto che il principe elettore Maximilian Franz accorda a Beethoven la possibilità di andare a studiare a Vienna con Haydn, che era una cosa prestigiosa per il tempo, e non solo gli accorda una borsa di studio per studiare probabilmente un paio d'anni a Vienna, ma anche gli mantiene lo stipendio, come un anno sabbatico in cui un artista può mantenere il suo stipendio fisso per mantenere il padre e i fratelli, che altrimenti non avrebbero saputo come vivere, come sostentarsi. Ecco, ricordiamo che Haydn in questo momento, è il 1922, scusate, no, è il 1792, è il più grande compositore di aria germanica, soprattutto dell'impero austriaco. Dopo aver servito per 30 anni la potente, ricca famiglia degli Esterasi, del principe Esterasi, morto il suo principale datore di lavoro e subentrato il figlio, che era un po' meno interessato alla musica, viene messo in pensione con una buona pensione, ed è finalmente un uomo libero. Ecco, questo è importante anche per fare la differenza con Beethoven. Haydn è stato in fondo un servitore, ben voluto, ben trattato, ma con la sua livrea e il suo parrocchino, rappresentava esattamente quel ruolo di musicista al servizio, ma non al servizio come dire, di un ricco mercante borghese, di
una ricca famiglia di principi, quindi il rapporto naturalmente era totalmente sproporzionato. Ricordiamoci che quando Bach era a Weimar, alla corte di Weimar, e non si trovava bene, aveva già cominciato a fare delle trattative con la corte di Ketten, siccome aveva, come dire, chiesto più volte di essere esonerato dal servizio a Luca Wilhelm Ernst, era stato incarcerato per 3 settimane. Questo per spiegare cosa significava essere servitore o di un sovrano, ma anche di una potente famiglia di nobili. Infatti Haydn disse, beh, io adesso sono finalmente un uomo libero, ed ebbe una stagione anche felice, perché dopo essere stato qualche anno a Vienna, andrà a Londra dove, come si suol dire, mieterà un grandissimo successo. E poi tornerà a Vienna e ancora qui farà capolavori come ad esempio la creazione. Ecco, Beethoven quindi viene deciso anche dai suoi amici, anche dai suoi sostenitori, come il conte Waldstein, che è uno dei suoi principali mecenati, e spinge perché Beethoven possa completare la sua formazione, viene mandato a Vienna. A quel punto è ancora, come dire, anche lui è un servitore della corte. Arrivato a Vienna, la situazione da lì a poco cambierà totalmente, perché per tutta la serie di eventi storici che adesso andrò a sottolineare, ma naturalmente quando Beethoven arriva a Vienna e sono passati 11 mesi dalla morte di Mozart. Ecco, ricordiamoci che in fondo è poco tempo. Mozart muore il 5 dicembre del 1791 e nel novembre dell'anno dopo Beethoven arriva a Vienna per studiare con Haydn e trova in fondo una città ancora prosperosa, gaudente, piccola per essere una capitale dell'impero austriaco, in fondo ha circa 200.000 abitanti. Ma c'è una grandissima attività musicale. Si è calcolato che tra i 20 e i 30 palazzi nobiliari organizzano da una fino a 3 feste musicali, anzi concerti alla settimana, quindi ipotizzando che siano una trentina, se fossero 3 concerti a settimana, sarebbero 90 concerti alla settimana, forse saranno stati un po' di meno, c'erano anche le accademie, cioè i concerti pubblici a pagamento, ma Vienna era una città ricca di musica. La musica era non solo il principale passatempo, come le feste da ballo, ma era anche un segno di distinzione. Il nobile più squattrinato aveva almeno un clavicembalista a servizio. Il nobile più ricco, come la famiglia Esterhazy, il principe, aveva un'intera orchestra e un compositore direttore che era nient'altro che Franz Joseph Haydn, cioè il più grande compositore al momento sulla piazza. Quindi era un segno di grande distinzione. E anche qui vorrei sottolineare la differenza che c'è un po' nella concezione tra l'Europa del Nord e, ad esempio, i paesi latini e l'Italia. Perché l'impero austriaco era chiaramente cattolico, ma per quanto riguarda i paesi, diciamo, protestanti, soprattutto luterani, la musica nella scuola luterana aveva un ruolo assolutamente fondamentale, era l'alleata principale della teologia. La scuola era fatta da teologia e musica. La musica doveva aiutare, sostenere la comunicazione dei contenuti spirituali e religiosi. Le altre materie erano addirittura secondarie, la grammatica, la matematica, le scienze. Quindi c'è un'alta concezione della storia, della musica al tempo di Bach, soprattutto come una funzione di formazione dell'individuo. Questo probabilmente un pochino comincia a cambiare, la musica, l'aspetto, diciamo, del divertimento comincia lentamente a prendere il sopravvento, ma al tempo di Beethoven, circa un centinaio d'anni dopo, è un grande segno di distinzione. Per noi latini, beh, c'è un atteggiamento completamente diverso. Sembra sempre che ci sia un leggero sospetto che la musica possa essere in realtà di natura pagana. Forse c'è qualche
reminiscenza, qualche ricordo dei riti dionisiaci, di questa musica che in realtà porta più il diavolo che l'angelo. Quindi che è un'attività sospetta che va bene se inserita in certi binari ben fissati, altrimenti può essere un'attività sospetta. Ecco, questo nei paesi, diciamo, di lingua tedesca non c'era, però comunque se la musica era molto importante, il musicista comunque era un servitore da servizio. Allora, Beethoven, dicevo, arriva in questa Vienna ancora gaudente, ma è alle soglie di una trasformazione profonda. Perché ricordiamoci che nel 1789 ci fu la Rivoluzione francese. È vero che all'inizio ci furono molte speranze, cioè che questo grande movimento popolare, la nascita addirittura di uno Stato basato su una Costituzione, sulla libertà dei suoi cittadini. Tutti coloro che speravano in riforme hanno confidato in un cambiamento, però ben presto le cose sono andate in tutt'altra direzione, anche perché l'anno dopo dell'arrivo di Beethoven a Vienna viene condannato a morte il re Luigi XVI e portato alla ghigliottina. E questo naturalmente è un grande trauma per tutte le monarchie europee, ancora di più per l'Austria, per l'impero austriaco, l'anno seguente, quando viene condannata a morte Maria Antonietta, la moglie di Luigi XVI, ma soprattutto sorella dei due grandi imperatori, Giuseppe II e Leopoldo II, uno dei 16 figli di Maria Teresa, la grande Maria Teresa d'Austria. Quindi lo shock, il trauma fu enorme. Ma forse non tanto come una battaglia fondamentale a cui assistette Goethe, il quale disse: da oggi il mondo è completamente cambiato. Qual è questa battaglia? La battaglia di Valmy, perché i due grandi eserciti, l'esercito dell'impero austriaco e l'esercito del Regno di Prussia, fronteggiano gli eserciti di questa neonata repubblica, convinti che di andare a fare una passeggiata, in realtà vengono sconfitti. E Beethoven, durante il suo viaggio in carrozza da Bonn a Vienna, incontrerà le truppe sbandate che stanno tornando in rotta, dirà che sembrano come degli indiavolati. E questo è diciamo, l'inizio di una serie di cambiamenti che porteranno alla guerra napoleonica, all'occupazione di Vienna da parte dei francesi e poi il resto della storia che conosciamo, la sconfitta di Napoleone e dal congresso di Vienna e l'Europa, diciamo, post congresso di Vienna. Pensate un po' come avrebbe potuto immaginare Mozart, appunto morto solo 11 mesi prima dell'arrivo di Beethoven a Vienna, che da lì a 15 anni, cioè nel 1806, un borghese si sarebbe incoronato imperatore, naturalmente sto parlando di Napoleone Bonaparte, e poi avrebbe eseguito il suo Don Giovanni, cioè il Don Giovanni di Mozart, l'opera di Don Giovanni, nella Reggia di Scienza occupata. Ecco, per dare un'idea di come sarebbe completamente cambiato il mondo nel quale Beethoven veniva a trovarsi. Ma per Beethoven la cosa principale è che di lì a poco cambiarono le cose politicamente. L'elettore di Colonia, cioè il suo datore di lavoro, dovette scappare per l'incalzare dei francesi. A lui venne a mancare, diciamo, il principale sostentamento, la borsa di studio, lo stipendio. I suoi fratelli dovettero raggiungerlo. E lui, diciamo, da quel punto in poi cominciò a fare la sua carriera di, in fondo, compositore libero professionista, freelance. In parte ci si trovò, gioco forza, in parte anche il suo carattere, naturalmente, i suoi ideali rendevano molto difficile immaginare un Beethoven a servizio di un altro. A questo proposito citerò diciamo, la storia del rapporto tra Beethoven e il principe Lichnowsky.
che quando Beethoven arriva a Vienna ha diverse lettere di presentazione, tra cui appunto quella del conte Waldstein, e si reca dal principe Lichnowsky, che ben disposto gli offre una mansarda, una mansardina nel suo grande palazzo a Vienna. Al tempo stesso lo invita ai venerdì musicali che lui organizza. La capacità di Beethoven di affascinare e conquistare con la sua musica è tale che ben presto gli viene dato un appartamento a piano terra ben più grande, e di lì a poco di nuovo il principe lo vuole, quindi a casa sua, nei suoi appartamenti. Beethoven però no, non resiste molto, e questo fa capire come sia insofferente, non è capace di vivere, no, praticamente a servizio di un principe, per quanto magnanimo, per quanto, come dire, affascinato dalla sua musica. Ciononostante, Beethoven a un certo punto riacquisti la sua libertà, i rapporti saranno sempre ottimi, il principe arriverà a dargli una pensione annua piuttosto elevata, fino a un brutto incidente, che un giorno il principe, in una sua residenza, in uno dei suoi tanti ville e palazzi, invita Beethoven e gli chiede di suonare per due ufficiali francesi. Ora, che sia perché Beethoven non voleva suonare di fronte al nemico o perché Beethoven non voleva suonare a comando, Beethoven si rifiutò. Sembra che ci sia stato un grande scontro, un grande litigio. Forse Beethoven, anche in questo caso, come Bach 100 anni prima, rischiò di essere messo ai ferri, ma sta di fatto che prese tutta la sua roba, il primo carretto dell'arte che passava andava a Vienna, se ne tornò a casa sotto la pioggia con tutti i suoi spartiti, uno dei quali vennero anche rovinate con i manoscritti. Da allora Beethoven non volle sapere più nulla del principe, ma il principe in realtà cercò in tutti i modi di ricostruire, di ricucire questi rapporti. E fu inutile. E addirittura, quando poi il principe cadde in rovina dopo le guerre napoleoniche, tanti nobili persero gran parte dei loro appannaggi, conte Waldstein finì praticamente in rovina, bene, il principe cercò inutilmente di ricostruire un rapporto con Beethoven, e non gli restò altro che andare di nascosto ad ascoltarlo suonare. Ecco, questa parabola di questa storia, un aristocratico che cade in rovina, e di questo rapporto, che da essere un rapporto totalmente gerarchico dall'alto, dall'aristocratico verso il compositore, sembra rovesciarsi dal compositore aristocratico, è emblematico di un cambiamento di un'epoca, di un cambiamento di un ruolo. Beethoven comincia come servitore, al servizio di un sovrano, deve suonare l'organo, deve rispettare certe cose, comincia con l'affascinare nei salotti di Vienna l'aristocrazia e impone gradualmente un altro ruolo, un'altra funzione. In questa nascita del mito di Beethoven c'è anche di mezzo un grande scrittore romantico, E.T. Hoffmann, che tra l'altro era anche lui un compositore che si era fatto cambiare un nome da Wilhelm a Wolfgang in omaggio a Mozart. Hoffmann, ad esempio, è l'autore dello Schiaccianoci, la favola dello Schiaccianoci. Bene, Hoffmann, quando era ancora uno sconosciuto, scrisse una recensione in cui praticamente creò il mito di Beethoven, in cui diceva che la musica di Beethoven apriva, portava in un mondo del sublime, del titanico, come dire, una porta verso un mondo altro, diverso, trascendentale. Ecco, questo è quello che riuscì a fare Beethoven. Comunque, adesso vorrei leggere, non è, può risultare forse noioso leggere dei passi quando si registra una conferenza, purtroppo, io amo fare queste cose dal vivo, ma in questo momento, ahimè, non è possibile. Allora, questo è un testo di Richard Specht, è stato un po' in Italia, fu pubblicato nel 1932, quindi è buffo perché noi oggi stiamo celebrando, è la fine dell'anno dei 250 anni di Beethoven. Questo libro fu scritto per i 100 anni della nascita di Beethoven. Quindi pensate un po' quanto tempo è passato. Però è interessante un aneddoto su quello che accadde a Vienna quando Beethoven arrivò come pianista e come improvvisatore.
Anche qui è lo stile della traduzione italiana del 1932. Torneo di pianoforte è il nome di questo paragrafo. Non molto tempo dopo avviene che il celebre abate Gellinek, un vezzeggiato beniamino degli intenditori, tutti entusiasti della sua eccellenza pianistica, tanto in modo ne era lucido, politico ed elegante, si rechi da Venceslao Zerni, il cui figlio Carlo, che a quel tempo era ancora un fanciullino, doveva poi diventare allievo di Beethoven e maestro di Liszt. Nel corso della conversazione, Gellinek rammenta ad essere invitato quella sera in società per misurarsi con un pianista sconosciuto. Quindi abbiamo un abate molto celebre per le sue capacità pianistiche che viene sfidato a un torneo perché questo si usava anche al tempo. Anche Bach era stato 100 anni prima sfidato a dei tornei musicali. Di bravura, per esempio, venivano dati dei temi, si doveva improvvisare, ecco, sui temi. Oppure di esecuzione. Questo abate è certissimo di sé e congedandosi soggiunge: ne faremo salsiccia. Il giorno seguente ritorna e il vecchio Zerni si informa di come sia riuscita la gara. Ma Gellinek è costernato. Oh, ieri che giornata! Non me la dimenticherò mai. Quel giovanotto ha il diavolo in corpo, mai ho sentito suonare a quel modo. Improvvisò sopra un tema che gli avevo dato io, come non ho mai udito, neppure da Mozart. Poi suonò roba sua, meravigliosissima e grandiosissima, e cava dal pianoforte degli affetti che noi non ce li siamo mai neppure sognati. Zerni chiede incuriosito come si chiami codesto mago straniero del pianoforte. Gellinek, sempre costernato di malumore, è un giovane basso, brutto, nero, con una faccia da caparbio. Si chiama Beethoven. Ecco, io vorrei sottolineare un passaggio. Cava dal pianoforte degli effetti che noi non ce li siamo mai neppure sognati, ma spesso si parla di affetti più che di effetti, perché la musica di Beethoven era una musica che esprimeva un livello di sentimenti ai quali allora ancora non si era abituati, sia per il cambio di strumenti, naturalmente. Col clavicembalo, uno strumento che non ha variazioni dinamiche, non ha un vero legato, ha un suono delicato di corde pizzicate da un uncino meccanico all'interno, chiaramente il ventaglio di colori è più limitato del moderno pianoforte. Ma anche è la musica stessa di Beethoven, che è capace di esprimere dei colori emotivi che prima non esistevano. Quindi questa è una delle grandi novità di Ludwig van Beethoven come compositore. Beethoven che aspetta con grande saggezza, ricordiamoci che Beethoven è, diciamo, cura lui stesso il catalogo delle sue opere. È molto consapevole come artista, come compositore, forse sarà un pasticcione con i conti, un pessimo amministratore delle cose di casa, ma è un ottimo amministratore delle cose dell'arte. Se nel caso di Bach e di Mozart il catalogo che noi oggi abbiamo è un catalogo che è stato fatto molti anni dopo, nel caso di Mozart un centinaio di anni dopo, nel caso di Bach addirittura nel 1950. Quindi uno studioso ha dovuto cercare tutte le partiture, ordinarle, dargli anche una data. Quindi pensate anche agli errori che si possono fare. Ci sono tanti dubbi sulla paternità di alcune opere. Nel caso di Beethoven, lui aspetta, dalle sue prime composizioni giovanili, aspetta il momento per mettere il timbro opera 1 ai suoi tre trii per pianoforti, quelli con i quali si presenta alla società viennese, presente anche Haydn, e qui diciamo i narratori, quanto sarà vero non lo sappiamo, ma anche gli aneddoti non del tutto veritieri ci raccontano molto della società dell'epoca, di un Haydn appunto vestito di elegantemente, come la moda di qualche decennio prima, col suo parrucchino, che vede questo giovane invece vestito un po' sciattamente da borghese, con i capelli completamente al vento. Ecco, queste due immagini rappresentano il cambiamento di un'epoca. Ecco, Beethoven, di lì a poco, con la sua sonata patetica, nel 1799, alle soglie del nuovo secolo, sconvolgerà i salotti della mia. Con un brano che va subito un grandissimo successo.
perché l'intensità dell'emozione, del sentimento che questo giovane compositore riesce a trasmettere con la sua musica sono un inedito, che non si è mai sentito prima. E questa è una delle cose delle grandezze di Beethoven. Quando abbiamo detto Beethoven fu uno dei primi compositori freelance, no? Ma tante volte, anche oggi, si fa fatica a capire che la musica sia un mestiere, ancora di più che un compositore sia un mestiere. E le obiezioni possono essere tante, una che in fondo la composizione è un passatempo, l'altra che io ho addirittura sentito un paio di volte, persone mi dicono, ma in fondo la musica è già stata scritta, dimenticandosi che lo stesso si poteva dire ai Beatles quando cominciarono a suonare, ma in fondo c'è stato Elvis, che cosa servite voi? E lo stesso poteva dirsi a Beethoven, c'erano stati Haydn e Mozart, e lo stesso Haydn, lo stesso Bach e così via. Ogni epoca ha bisogno del suo artista che sappia esprimere con la sua personale voce, però anche qualcosa che appartiene a tutta la comunità. Quindi noi abbiamo i grandi del passato che ancora ci parlano, Dante, Shakespeare, come Beethoven, ma sempre abbiamo bisogno di una figura intermediaria, veramente di uno sciamano, che traduca i nostri sogni, i nostri pensieri, le nostre necessità, che le riporti nel mondo dell'arte, ci faccia in qualche modo specchiarci e capire, comprendere. Noi abbiamo bisogno di comprendere. Allora, vorrei adesso, diciamo, andare nella seconda parte. Mi sembra di aver introdotto sommariamente la figura di Beethoven. Devo ancora dire appunto che comincia la sua vita da libero professionista e come vive un compositore della musica nella Vienna del tempo, vendendo la musica. C'è una grande richiesta, appunto, non ci sono dischi, non ci sono film, non c'è la televisione, le persone comprano gli spartiti perché le famiglie nobili e borghesi ricche studiano musica, come studiano musica e hanno bisogno di spartiti da suonare, quindi vendono. Beethoven vende la sua musica, si vendono i quartetti. Si vendono i pezzi per pianoforte, vendere sinfonie, naturalmente non le partiture non è che vengano vendute alle famiglie, ma le grandi sinfonie vengono vendute dalle istituzioni musicali. La nona sinfonia verrà venduta cioè anzi sarà commissionata dalla Filarmonia Londinese, 50 sterline, anche se la prima poi sarà quindi. Questo è il modo in cui Beethoven vivrà, anche se sarà aiutato naturalmente dai nobili che lo sosterranno, e quando Beethoven ha bisogno lancia un segnale e si creano sempre dei gruppi di sostenitori che lo sostengono, perché la libera professione, il freelance, non è sempre facile e purtroppo ahimè, oggi sappiamo che laddove un artista non ha anche uno stipendio fisso può attraversare dei momenti molto difficili. E quindi anche Beethoven, come dire, suonava la sirena e diceva: guardate che se qui non mi aiutate io me ne vado a Londra, me ne vado via, me ne vado nel Regno di Prussia, e si trovava sempre qualcuno che gli desse una mano, ma fondamentalmente Beethoven viveva con la sua musica, tanto più da quando questa malattia terribile che lo colse, cioè la sordità, cominciò a dare i primi segni a metà dei suoi 20 anni. Diventò più importante, lui non la poté più nascondere, non poté più girare i paesi di lingua tedesca come pianista improvvisatore, cosa che sapeva fare benissimo e viene considerato uno dei più grandi pianisti dell'epoca. Tutte le testimonianze di grandi pianisti, grandi solisti, questa che io ho letto è solo una piccola, anche un po' folcloristica, ma tutte le testimonianze lo descrivono come un pianista e un improvvisatore straordinario. Allora, dicevo, adesso andiamo alla seconda e ultima parte in cui vorrei parlare della Nona Sinfonia e vorrei cominciare parlando di questo concerto che Leonard Bernstein, di un doppio concerto che Leonard Bernstein tenne a Berlino nel 1989. Il primo a Berlino Est, quando ancora, cioè, esisteva Berlino Est, il 23 dicembre del 1989, il secondo qualche giorno dopo Berlino Ovest. I concerti furono naturalmente organizzati per la caduta del muro.
Leonard Bernstein, che sarebbe, ahimè, morto di lì a poco, un anno dopo, scelse come piatto principale del concerto la sinfonia in re minore di Ludwig van Beethoven, cioè quella che contiene il famoso cosiddetto inno alla gioia sul testo di Schiller. Ora, questo inno era già l'inno della comunità europea dall'inizio degli anni 70, dopo un concorso a cui erano arrivate più di 2000 partiture, si scelse la proposta di Herbert von Karajan, un altro grandissimo direttore d'orchestra, naturalmente una proposta a cui era difficile dire di no, cioè di utilizzare appunto l'inno alla gioia come inno della comunità europea. La nona sinfonia è senza dubbio un grandissimo capolavoro, proprio un monumento all'umanità, tanto è vero che è considerato uno dei patrimoni immateriali dall'UNESCO, ma forse la ragione ancora più grande è che Beethoven stesso ne aveva voluto fare un inno per i popoli. Se Haydn aveva scritto l'inno, quello che sarebbe diventato l'inno dell'impero austriaco, anche se oggi per le strane vie della storia è l'inno della Germania e l'Austria ha adottato una melodia di Mozart, Beethoven aveva sognato, in base ai suoi ideali di fratellanza e uguaglianza, di fare un inno per tutti i popoli. Da questo inno dell'Ode di Schiller, ricordiamo, era stato un autore bandito dalla censura fino al 1808, era stato tolto qualche verso, come i principi saranno uguali ai mendicanti, un verso un po' sovversivo, pericoloso, rivoluzionario, ma comunque parla di uguaglianza, di fratellanza, uomini, abbracciamoci a milioni. Ecco, questo testo, quindi è naturale che Bernstein abbia scelto che fosse un modo per la musica di partecipare a questo evento storico importante, cioè la fine di un'era della guerra fredda e, secondo lo storico inglese Eric Hobsbawm, anche la fine del Novecento, come lo chiama lui, il secolo breve, che comincia nel 1914, termina nel 1989. E quindi cosa di meglio poteva esserci di una composizione del genere? Beethoven insegue questo sogno di mettere in musica questa Ode di Schiller, in realtà 123, di un giurista, tal professor Fischnick, che aveva conosciuto Beethoven nel salotto dei von Breuning, quindi a Bonn, che scrive alla moglie di Schiller e dice: ho conosciuto un giovane compositore promettente dai grandi ideali, che ha composto questa composizione che allega e sta per mettere in musica anche l'inno alla gioia. Da allora non abbiamo più notizie per moltissimi anni. Non sappiamo se Beethoven l'aveva messo in musica e poi aveva stracciato tutto. Probabilmente accantonò il progetto. Molti anni dopo, troviamo nei suoi abbozzi, nei suoi appunti, nel 1912, i versi dell'inno alla gioia scritti. Ora, devo ricordare una cosa. Se, ad esempio, nel caso di Mozart, tutto quello che lui fa lo fa a mente, perché Mozart pensa, scrive a mente, e per lui la scrittura è solo lo stadio finale di un lungo processo del quale, naturalmente, noi non possiamo sapere nulla. Nel caso di Beethoven, abbiamo l'enorme fortuna di avere una grandissima quantità di documenti scritti. Perché? Ma intanto perché Beethoven scriveva, si appuntava le idee, passeggiava, canticchiava e scriveva. C'è una descrizione del figlio del suo amico von Breuning, appunto quello di Bonn, che scriverà poi da anziano delle memorie su Beethoven che lui aveva frequentato da bambino, e descrive questo omone col cappotto, il bavero alzato, la lunga sciarpa bianca che svolazza a destra e a sinistra e le tasche piene. Perché? Perché in una ha i quaderni di conversazione e nell'altra ha il quaderno di appunti musicali, anche con una matita molto voluminosa. Cosa sono i quaderni di conversazione? Beethoven, quando diventa completamente sordo, ma anche prima, fa fatica a parlare con gli altri quando si ritrova in osteria, oppure anche a casa, usa dei quaderni. Quindi noi abbiamo, questa è solo una testimonianza preziosissima per noi, di quello che Beethoven diceva e pensava. Questi quaderni purtroppo
buona parte sono stati distrutti, erano circa 400, ne abbiamo poco più di un centinaio, perché erano in possesso dell'amico Stefan von Breuning, che gli aveva dato l'assistente tuttofare Schindler, e questi ne distrusse una gran parte. Disse, perché c'erano delle affermazioni compromettenti, soprattutto nei confronti dei sovrani. Noi non possiamo saperlo, anche perché Schindler ha raccontato tante cose fantasiose su Beethoven. Sappiamo, anche questo forse è un episodio inventato, ma insomma, quando Goethe e Beethoven si incontrarono, c'è questo famoso episodio in cui sembra che passò la carrozza imperiale, Goethe si inchinò, ossequioso, e Beethoven no. Quindi che Beethoven fosse un libertario con spirito di insofferenza nei confronti dei sovrani, questo è probabile. Poi se ci fossero delle cose compromettenti in quella conversazione possiamo saperlo. Però sta di fatto che noi abbiamo la possibilità di seguire le idee di Beethoven. Questa è una cosa straordinaria, che ci permette di seguire passo passo. E la nascita della Nona Sinfonia la vediamo proprio come un temporale che comincia una goccia alla volta. Un piccolo. Allora, nel 1811, Beethoven si appunta il testo di nuovo. Il testo ricompare alla sua coscienza, non si sa. Sicuramente noi vediamo che per la prima volta lo vediamo apparire con le sue idee. E poi lentamente cominciano a scorrere due strade, due binari paralleli. Da una parte comincia a formarsi l'idea per una nuova coppia di sinfonie. Perché nel 1811-1812 Beethoven termina proprio due, la settima e l'ottava. E da lì a poco comincia a progettarne un'altra coppia, di cui una gli è stata commissionata proprio dalla Filarmonia londinese. Nello stesso momento comincia a pensare all'inno alla gioia. Vuole metterlo in musica, ma non sa come, in quale contesto, cosa sarà, una cantata, un'ouverture. Poi lentamente vediamo questi temi comparire della sinfonia, che poi diventerà una sola, questa coppia di sinfonie, almeno tutto confluirà al momento su una sinfonia unica. E vediamo lentamente appuntarsi il tema dello scherzo, il tema iniziale della sinfonia. Vediamo la sua trasformazione da un tema di tante note, lentamente Beethoven toglie. Opera per sottrazione fino a che non arriva a questo tema frammentario che non è quasi un tema, ma è un tema beethoveniano. Infatti, la Nona Sinfonia si apre in una maniera straordinaria: si apre con un mormorare, con un nulla, e poi ci sono queste piccole cellule, la mi, mi la, che cominciano ad aprire un sipario su un mondo, ma tutto questo inizio noi lo vediamo formarsi attraverso gli anni. Sembra come un uomo che raccoglie delle conchiglie sulla spiaggia perché sta aspettando il momento giusto. Poi sarà impegnato a comporre dei brani molto importanti, come la Messa solenne, gli ultimi tre quartetti, le variazioni di Abeli, opere importantissime nel catalogo di Beethoven. E poi a un certo punto, nel 1822, arriva il momento di dedicarsi alla Nona. E tutte queste idee cominciano a essere costruite. Ecco, questo è un altro punto importante per capire la musica classica e i compositori. Perché spesso il musicista classico, l'operista o qualsiasi artista, a volte anche un poeta, viene raffigurato un po' come con la testa tra le nuvole, che sembra pescare farfalle col retino. E sembra che comporre sia semplicemente raccogliere queste farfalle e metterle sulla carta. Ora, mettiamo anche che questo momento ci sia, questo momento di intercettazione, come dicono alcuni, delle idee. Ne parla addirittura Calvino, uno scrittore razionale e consapevole, progettuale per eccellenza, nelle sue lezioni americane, Invisibilità, ci offre una confidenza segreta del suo cuore, ci fa vedere come compone e come intercetta queste idee, che non si sa da dove arrivino, ma nel momento in cui le mette su carta, lì comincia la composizione. Perché un racconto, un romanzo, una sinfonia non sono semplicemente, come dire, una bella idea, una bella melodia. Anche questo è importante capire. La Nona non è semplicemente il motivetto, lo dico chiaramente in maniera ironica, che noi ogni tanto fischiettiamo, sentiamo canticchiare. La Nona Sinfonia è una cattedrale sonora di milioni di suoni che devono essere messi insieme con coerenza,
con logica, con razionalità, devono essere costruiti. Per questo si dice studiare composizione. Non si dice studiare il raccogliere farfalle correttive, ma questo momento di assemblare. Il musicista e compositore americano che ha scritto una delle più interessanti, più recenti bibliografie su Beethoven, Jan Swofford, purtroppo una bibliografia ancora non tradotta in italiano, dice che quasi sempre si sottovaluta lo sforzo intellettuale che richiede il comporre una sinfonia, il costruire, uno sforzo che può essere paragonato a quello di un grande capolavoro architettonico. Ecco, pensiamo alla cupola del Brunelleschi, pensiamo al Duomo di Firenze, e a un certo punto, no, il fatto di dire ok, c'è bisogno di costruire questa cupola e l'affidamento di questo progetto, un progetto che ancora oggi ci lascia attoniti, è considerato una delle più grandi opere architettoniche dopo l'epoca romana, e comunque ci sono ancora dei misteri riguardo questa opera architettonica. Ecco, la Nona Sinfonia, da questo punto di vista, può essere considerata uno dei grandi monumenti dell'umanità per la complessità con cui è costruita. E allora dicevo che nel 1822 arriva il momento di raccogliere queste conchiglie sulla spiaggia, queste idee che sono arrivate lentamente e che Beethoven ha la forza di tenere dentro di sé, perché questo è un altro aspetto importante da sottolineare. Io quando ero ragazzo non capivo perché si diceva tanto che bisognasse avere una grande energia, ad esempio, per scrivere un'opera. E quando si diceva che Verdi, praticamente ottuagenario, scrisse prima l'Otello e poi il Falstaff, come un'opera incredibile, diceva, vabbè, ma scrivere in fondo è proprio la cosa che può fare una persona anziana, no? Perché si sta seduti tranquilli. In realtà non conoscevo lo sforzo intellettuale che richiede lavorare a una stessa cosa per tanti anni, perché scrivere un'opera ci vogliono almeno 2 o 3 anni. Per scrivere questa sinfonia, Beethoven, ma se dobbiamo andare a pensare da quando ha cominciato a sognarla, da quando ha buttato giù i primi temi, direi almeno 10-12 anni, poi la composizione vera è durata due anni di lavoro di una persona che si dedica interamente alla composizione, di giornate fatte a volte anche di giorno e notte nella composizione, 2 anni di lavoro intensissimo. E quindi forse si sottovaluta quanto ci voglia per mettere insieme tutto questo lavoro, quanta fatica, perché le idee sono come accogliere dentro di sé delle cose vive, e queste cose vive hanno bisogno di attenzione, se no scompaiono. Quindi si aprono come delle stanze nella nostra mente, che noi dobbiamo nutrire, dobbiamo tenere aperte, dobbiamo pulire, sistemare, controllare. Lo sforzo, vi assicuro, lo dico anche per esperienza, io sono compositore, da 20 anni ho anche esperienza di scrittura, ho scritto dei romanzi. Tenere delle idee vive dentro di sé per molto tempo è uno sforzo grandissimo, veramente molto, molto, molto forte. Quindi è ammirevole vedere come Beethoven abbia la capacità di farlo e di farlo per molto tempo, e abbia questa tenacia anche nel seguire le idee. È significativo questo aneddoto, in questo caso, tanto è vero, perché è scritto di quando uno dei suoi fratelli, che fece il farmacista, quindi guadagnò abbastanza bene, a un certo punto si comprò una tenuta, una proprietà terriera, e invitò Beethoven ad andare a trovarlo. E, ahimè, gli mandò un bigliettino un po' così, un po' antipatico, mi pare, no? Perché un fratello che invita l'altro fratello col bigliettino da visita, Johann Nikolaus, proprietario terriero, e Beethoven subito gli rispose per le rime dicendo Ludwig van Beethoven, proprietario di cervello. Ecco, Beethoven dimostra di essere un grande pensatore della musica. Quindi in questo, quando noi pensiamo all'arte come intrattenimento, ma soprattutto come una bella melodia, ci sono altre arti, c'è la filosofia, c'è l'architettura, che sono arti di costruzione di pensiero. Naturalmente ci sono le scienze, sono tanti campi in cui l'uomo può dare prova di una grande capacità riflessiva e razionale. La musica è il campo delle belle melodie. La musica può essere anche il campo delle belle melodie, molto spesso lo è, perché naturalmente nelle costruzioni più piccole, come le canzoni, che possono essere assolutamente dei capolavori. Non voglio essere frainteso in questo, io amo molto
repertorio, diciamo, della canzone del Novecento è anche contemporaneo. Però sono cose diverse, non bisogna confondere cose diverse. Non si può paragonare un vaso di Hexekias, che è considerato uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, no? Questo ceramista ateniese del 500 a.C., con una grande opera architettonica, con la cupola del Duomo. Allora, la musica è anche belle melodie, ma nel costruire una sinfonia ci vuole molto altro e molto di più. Tanto è vero che non ha nessuna importanza, quindi dicono sì, ma il tema di Lino Gioia ricorda una composizione sacra di Mozart che aveva scritto a 19 anni. A parte che vi invito a sentire la K222, ricorda vagamente, secondo me oggi il plagio non gliel'avrebbero dato. Ci sono state le famose cause di plagio, alcune delle quali hanno riconosciuto il plagio, come una delle più famose, quella contro George Harrison per la sua My Sweet Lord. Ma in questo caso, secondo me, il plagio non sarebbe stato dato. Ma a parte questo, una melodia acquista valore dal contesto. Come in un romanzo, una frase, una situazione acquista forza e valore dal momento in cui. Io penso, scusate, la prima cosa che mi viene in mente è un romanzo inglese dell'Ottocento, Via dalla pazza folla di Thomas Hardy. Bene, per tutto il romanzo, quelli che sono alla fine i due protagonisti, si inseguono, è una storia d'amore che non riesce mai a realizzarsi. E solo alla fine c'è il dialogo di questi due, di questo uomo, di questa donna ricca, una proprietà di terriera, di questo uomo che è stato il suo praticamente tuttofare, fattore. C'è il dialogo d'amore tra loro due. Se questo dialogo fosse stato anche semplicemente, non dico all'inizio, ma a metà del libro, avrebbe avuto tutt'altra forza. Altro significato, sarebbe stato forse un dialogo banale, perché poi è facile nelle cose d'amore dire delle cose banali, ma il fatto che arrivi a quel momento è un momento straordinariamente intenso dal punto di vista letterario. E così è la musica, la stessa melodia, se io la metto in un punto o se arrivo a questa melodia in un modo o in un altro, beh, quella melodia acquisterà un'importanza totalmente differente, come una figura all'interno di un quadro. Uno può anche dire, ma se io prendo quel centimetro del quadro di Van Gogh, ma mi ricorda tanto un centimetro di un altro pittore. Sì, ma bisogna guardare il contesto e il rapporto fra i colori e il rapporto fra le figure. E questa è una grande sinfonia. Ora, io vorrei chiudere, naturalmente questo è un intervento che io intendo per tutti, quindi non posso entrare diciamo, in tematiche di natura tecnica, musicale. Tuttavia voglio sottolineare l'ultima cosa. Questa è una sinfonia, che si chiude con un movimento corale, anzi con un movimento che contiene una parte corale e un testo. Oggi questo a noi non dice assolutamente nulla, ma se pensiamo all'epoca, quello che era la sinfonia, cioè l'imperatrice delle forme della musica strumentale, un campo dove i tedeschi in quel momento eccellevano. Certo, la sinfonia si può dire che nasce in ambito italiano, all'interno dell'opera, si fa il nome di Alessandro Scarlatti, ma si afferma come forma, così come la intendiamo noi, con Franz Joseph Haydn e con Wolfgang Amadeus Mozart, ed è una forma unicamente strumentale. Quindi il fatto che Beethoven decida a un certo punto di inserire un testo e un coro è qualcosa di rivoluzionario, tanto è vero che Beethoven avrà moltissimi dubbi a riguardo. Addirittura anche dopo aver composto la sinfonia e dopo averla eseguita per la prima volta, penserà di sostituire il finale col coro. Perché è un passo importante. Ma perché l'ha fatto? Naturalmente non possiamo avere una risposta semplice, nulla. Possiamo avere delle supposizioni. Io credo che Beethoven volesse dare un ruolo a questo intervento del coro importantissimo. Se ne avesse fatto una cantata, un'ouverture o un altro brano, sarebbe diventato un brano di secondaria importanza, di quei brani che vengono utilizzati come piatti di contorno ai concerti. Lui voleva, ci teneva, perché questo brano, e adesso arriveremo poi al punto centrale di tutta la discussione, no? Quello che lui riteneva dovesse essere l'inno alla gioia, doveva essere inserito
nella forma principale della musica strumentale, anzi della grande musica. Non importa se la musica vocale era ancora appannaggio degli italiani e quando Beethoven si buttò nella composizione della Nona Sinfonia nel 1822, Rossini era a Vienna e riscuoteva un enorme successo. Lui fece questo salto, disse no, io voglio creare una forma ibrida, perché il testo di Schiller deve essere nel luogo più importante che ci possa essere. Per me il luogo più importante è la sinfonia. E dopo aver scelto questo, dopo averci pensato per anni, cosa fare del testo di Schiller, pensò anche a lungo come introdurre la parte cantata, come doveva arrivare questa parte cantata. E la scelta, per questo dico Beethoven un pensatore, perché riflette a lungo, pensa, cerca soluzioni e alla fine trova un'idea straordinaria che possiamo definire drammaturgica, teatrale. Il quarto movimento si apre citando i movimenti precedenti, appena delle citazioni. A queste citazioni brevi risponde quello che sembra un recitativo di violoncelli e contrabbassi. Un recitativo è una sorta quasi di parlato, ma sono degli strumenti che lo fanno. Che in realtà inizialmente avevano un testo, perché doveva essere cantata questa parte, ma Beethoven la fida solo ai violoncelli e ai contrabbassi. Non c'è bisogno di parole, è chiarissimo. Questi strumenti dicono, al ritorno del primo movimento, che non va, c'è qualcosa di sbagliato. Allora c'è la citazione del secondo movimento, il presto fugato. E qui di nuovo violoncelli e contrabbassi, con questo recitativo che sembra parlare, dicono no, la strada non è quella. E allora arriva l'adagio, che nella sinfonia del minore è al terzo posto, un momento straordinario di cantabilità beethoveniana. Beethoven negli ultimi anni raggiunge una celestialità nelle melodie che non ha mai conosciuto prima, una celestialità veramente degna dei più grandi, degna di Schubert e di Mozart. Bene, arriva questo adagio, ma anche qui violoncelli e contrabbassi dicono no, no, non è questa la strada. E cominciano a indicarla loro, ci preparano e a quel punto comincia l'inno alla gioia strumentale. Ma è dall'inizio della sinfonia che Beethoven prepara l'arrivo, quindi noi siamo lì che desideriamo, agoniamo. Pensate in che modo lui ha l'abilità di costruire questa autostrada che ci conduce nel desiderare di ascoltare questo inno straordinario che parla di uguaglianza, di fratellanza. E allora qui veniamo al cuore della faccenda, della questione. Per Beethoven la musica ha una funzione di guida per la società. Deve portare la società a sognare e quindi costruire un mondo migliore, un mondo fatto di uguaglianza, di giustizia, di fratellanza. E certamente lui sarebbe stato molto contento di vedere che il suo inno diventava l'inno della comunità europea, come un primo passo per il sogno di un'umanità unita. Quindi lui, nella Vienna del suo tempo, e quando ci fu la prima esecuzione di questa sinfonia, sicuramente non sarà stata una grande esecuzione, dimentichiamoci l'esecuzione di Herbert von Karajan, di Carlos Kleiber, di Leonard Bernstein, la prima esecuzione non sarà stata proprio impeccabile. Ma ecco che alla fine tutto il pubblico che era corso, numerosissimo, invece di applaudire, perché sa che Beethoven è completamente sordo, sventola i fazzoletti. Ecco, deve essere stato un momento straordinario. Ma in qualche modo la cittadinanza di Vienna condivide con Beethoven questo sogno. Forse solo per un attimo, perché in realtà nella società ci sono queste opposte tendenze. L'arte come guida, come faro, come finestra su un mondo spirituale importante, e l'arte come divertimento. Ci sono queste due spinte opposte, ma in quel momento, almeno per quella sera e tutte le volte che noi ascoltiamo la Nona Sinfonia, Beethoven ci convince che abbiamo bisogno della musica e dell'arte in generale, e l'arte ha una funzione essenziale in questa società. Ecco, io vorrei concludere qui perché in fondo ho parlato già a lungo. Io ringrazio la Fondazione Cassamacchia e il Presidente per avermi dato la possibilità di dare questo contributo. Io sono Gianluca Baldi, professore di composizione
presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto Agostino Stefani. E vorrei concludere dedicando questo mio intervento a un grande compositore scomparso recentemente, il cui nome non dirà molto in più perché ormai la musica classica contemporanea è fuori dai riflettori dei media. Come Ivan Vando, è stato un protagonista importante dell'avanguardia del secondo dopoguerra, era più giovane di una decina d'anni dei nomi più famosi come Berio, Maderna, Bulesto, Causen, ma ha dato anche un contributo importante alla cultura italiana con le sue colonne sonore, come quella di un capolavoro di Antonioni, Missione Report. Vando è stato il mio maestro nel senso più alto e nobile del termine e devo a lui tutto quello che sono musicalmente e quindi dedico questa mia conferenza a Ivan Vando. Grazie a tutti e un pensiero alla grande musica di Ludwig van Beethoven.